suonare immersi nella natura ma in piena città, in una struttura in legno perfetta sia per la diffusione acustica del suono sia per la composizione musicale. Adesso è possibile farlo al Parco Uditore di Palermo. Grazie al progetto promosso dall'Unione Europea e realizzato dall'Associazione Rock 10 e Lode nell'ambito del Festival of New European Bauhaus, dal titolo La musica che abitiamo, che ha donato al parco pubblico urbano un rifugio prendendo a modello le case dei boschi con tetto a falda diffuse nelle foreste scandinave e nel Nord America. 3 gli obiettivi principali del festival: ecosostenibilità, accessibilità e riconnessione al luogo naturale. Fondamento quest'ultimo tipico proprio della scuola di arte e design tedesca delle Bauhaus di inizio Novecento. Così la struttura, adesso parte permanente del centro culturale del Parco Uditore, è stata realizzata totalmente in legno. È accessibile anche alle persone diversamente abili tramite una rampa dolce per l'accesso e alcune delle parti che compongono il rifugio sono al tempo stesso uno strumento musicale. Il rifugio è stato inaugurato la scorsa settimana con 3 giorni di attività promossi dall'Unione Europea, patrocinati dal Festival of European Bauhaus e realizzati da Rock 10 e Lode in collaborazione con il Parco Uditore, lo studio AGS, l'Associazione Liberi Artigiani Artisti Balarm e il corso di studi in Ingegneria Edile e Architettura dell'Università degli Studi di Palermo. Essere tra i progetti selezionati, raccontano i progettisti palermitani Angelo Ganazzoli e Giorgia Rampulla, rappresenta un'occasione importante per far partecipare Palermo al dialogo internazionale sul futuro dell'ambiente in cui viviamo e dei nostri modelli di vita. E pensare che lo si fa tutti insieme a livello europeo è la vera vittoria. Adesso che il festival è passato, guardiamo al futuro e abbiamo già diverse idee che stiamo sviluppando con il Parco Uditore stesso. La cosa che ci interessa di più è mettere su dei concerti ad impatto ambientale zero, totalmente in acustico, sia con artisti locali che con artisti nazionali. Abbiamo già alcune proposte per avviare dei laboratori musicali al parco, ma anche per un DJ set slow con la console collocata dentro la capanna.